Eccoci qua stamattina, allertati, ci siamo recati sul posto, ex municipio di Atella, manco qualche giorno dalla firma della convenzione a cui veniva affidato il bene, ci chiamano per questa macchia d'umidità sulla facciata. Ovviamente verifichiamo il tutto e troviamo la grande sorpresa stamattina. Ecco qua, ultimo atto vandalico per scoraggiare chi ha a cuore il bene del nostro territorio. Guardate qua cosa hanno combinato, le ultime cose, le uniche cose che forse potevano funzionare sono state vandalizzate. Abbiamo già allertato anche i carabinieri. Questo è più uno sfregio al nostro territorio, un atto di una violenza inaudita. Guardate, vederlo dal vivo è qualcosa che ti toglie proprio il fiato. Assurdo, assurdo quello che hanno combinato. Tanti sforzi, tante energie profuse per metterlo in funzione ed è la sorpresa, ecco qua. Guardate qua, guardate qua. Beh, ma questa cosa non ci fermerà assolutamente. Ormai è diventata una sfida. E a noi le sfide piacciono. Vandalizzato del tutto, cioè le uniche cose che c'erano saliamo all'ultimo piano, quadro elettrico andato, ultimo piano, tutto allagato. Tutto vandalizzato. Acqua dappertutto. Logico che la cosa ci sconforta, ma non ci scoraggia. Voluto far vedere un po' a tutti, no? Perché questo è un bene di tutti, patrimonio nostro, dei cittadini, della comunità intera, di come sia stato ridotto. A pochi giorni dalla firma della convenzione. Vabbè, ci saranno dei lavori in più da fare, ma questo certamente non ci fermerà.
Vigileremo su tutto e su tutti.